Torno a parlare di bullismo a scuola, questa volta per quanto riguarda un 17enne vittima di, per l'appunto, questo triste fenomeno. Ci troviamo, per la precisione, nel sud dell'Italia, dove delle botte e delle umiliazioni sarebbero state subite da un ragazzino di soli 17 anni di età. Alla denuncia che sarebbe stata fatta dalla famiglia alla procura di Lecce, la famiglia si è ovviamente permessa di allegare anche un video girato da parte di un compagno di classe del fanciullo. Si vede in particolare uno studente che avrebbe aggredito il compagno, gli avrebbe tirato calci e lo avrebbe minacciato con una sedia. Stando a quello che avrebbe detto la famiglia, il ragazzo avrebbe subito dei soprusi, della violenza fisica ed anche verbale ed anche delle umiliazioni, come se non bastasse, tutto ciò sarebbe stato compiuto all'inizio dell'anno scolastico. Tutto ciò è stato scoperto da parte della mamma, che ha ricevuto in chat il video nel quale appunto venivano riprese in maniera piuttosto completa le violenze subite dal fanciullo. E poi le conferme sarebbero arrivate da lui stesso. Il bullismo purtroppo continua ad essere una di quelle piaghe che difficilmente verranno estirpate. Dal mio punto di vista, il bullismo esisterà per sempre nelle scuole, non solo italiane, ma più in generale di tutte le nazioni del mondo. È ora di dire basta, è ora di denunciare pubblicamente quello che accade e soprattutto far sapere a tutti che i bulli vivono, si nutrono e crescono in gruppo, ma se una persona prendesse un bullo singolarmente e da solo, il bullo non sarebbe più bullo, ma sarebbe un santo, un agnellino. Questo dunque sarebbe quanto. Ringrazio tutti per l'ascolto e per la visione del presente video. Questo video non vuole assolutamente ledere la privacy del ragazzo in questione né della sua famiglia, ma semplicemente vuole informare eventuali persone di quello che sarebbe accaduto, anche per far sì, anche per fare in modo che le vittime del bullismo si decidano a denunciare pubblicamente quello che accade loro e soprattutto si facciano vive in primis con i genitori e in secundis con le forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine, ricordo a tutti, che sono lì per ricevere eventuali denunce e soprattutto per andare a mettere in colpevolezza chi fa del male a qualcun altro, nessuno escluso. Grazie, un cordiale saluto al prossimo video e mi raccomando, abbiate la forza di denunciare sempre e comunque. Da narratore italiano è tutto, un saluto e al prossimo video.